Erano già un po' di anni che non si vedevano più i 33 giri, i 45 giri in vinile, i dischi, insomma. Però adesso si vedono molti negozi che li vendono. Però se non ci sono i giradischi non si possono ascoltare. Allora anche la Trevi, questa marca, ha ripreso a costruire i giradischi, ma giradischi più moderni, eh? Non sono i giradischi degli anni 50 che c'era solo il braccio, il piatto, l'accensione, il volume e basta. I giradischi di oggi, del terzo millennio, sono più moderni. Ma vediamo dove consiste la modernità di questi giradischi di oggi. Questo è un bellissimo giradischi a valigetta, trasportabile, e c'è tutto. Anche i diffusori acustici laterali. Una bellissima maniglia per il trasporto. Ma vediamolo in dettaglio. Qui vediamo l'adattatore per dischi a 45 giri. Qui vediamo il braccio testina. Questo vediamo la leva per alzare o abbassare il braccio testina. Qui vediamo il selettore auto stop. Vediamo il selettore velocità di rotazione per i 33, 45 e 78 giri al minuto. Qui c'è il gancio di blocco e sblocco per il braccio del giradischi. Eccolo qui. E questo è il piano di appoggio per i dischi. E adesso veniamo alla descrizione dell'unità dei comandi, che sarebbe tutto questo pannello. Ingresso chiavetta USB. Eccola qui.
indicatore LED di accensione. E indicatore di carica, perché funziona anche a batteria, una batteria incorporata. Accensione. E regola anche il volume. Vediamo. Ecco l'accensione. Il piatto per i giradischi gira. Spegniamo. Tasto auto manual. Cioè si può far funzionare in automatico oppure in manuale. Eccolo qui. Tasto REC, perché registra i dischi sulla chiavetta. Ecco qui. Premendo questo tasto registra. Poi tasto quando si riascoltano i dischi dalla chiavetta. Passare al brano precedente. Eccolo qui. Prev. Passare al brano successivo. Ecco il tasto. Tasto play pausa per attivare o sospendere la riproduzione. Eccolo qui. Poi il tasto stop. Per interrompere la riproduzione. Eccolo qui. E poi c'è il selettore funzioni, che è questo tasto. Scorrevole. Fono. Aux in, cioè che si può anche collegare un telefonino e ascoltare le canzoni su questo giradischi. E poi USB. Quando si ha bisogno dell'USB, si fa scorrere questo tasto tutto a destra. Questa è la parte posteriore del giradischi. Abbiamo a sinistra l'ingresso aux in per qualsiasi fonte musicale. Al centro abbiamo l'in out, cioè c'è l'uscita per un cavo
RCA, che si può collegare a un amplificatore. E il cavo RCA regola il volume, alti, bassi. Il volume è già regolato con questo cavo RCA. E poi a destra c'è l'ingresso per l'alimentazione. DC in. Questo sulla parte posteriore. Allora, questo giradischi è della Trevi, è il modello Torino-Torino 1020, B come Bari, T come Torino. È un giradischi stereo portatile con Bluetooth, USB e aux in. C'è anche il Bluetooth. Caratteristiche tecniche. Batteria ricaricabile. Interne al litio. 3,7 V. Alimentazione 5 watt. Con carica batterie 230 volts, 50 Hz in dotazione. Potenza di trasmissione Bluetooth 2,5. Frequenza di trasmissione Bluetooth 2,4. Consumo 10 watt. Dimensioni, millimetri, 395 x 280 x 125. E adesso lo proviamo subito. Ho già collegato il giradischi con i cavetti RCA, dove il volume non influisce, è già tutto regolato. Ho messo su un disco 45 giri dei Moicanos, Cacito, del 1961. Ascoltiamolo questo bellissimo brano e intanto proviamo il giradischi. Ultimo dato di questo giradischi è il peso. Il peso è di 2 kg e 600 grammi.